tenendo Bruno Risas come sottofondo, diamo il benvenuto a Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, che non sono la stessa persona, ma sono sostanzialmente una coppia di fatto. Sì. Una coppia ben rodata che molto spesso risentiamo e sentiamo quando c'è bisogno di certezze o comunque saperne... Fare un po' il punto anche su un certo tipo di argomento, no? Attraverso il loro lavoro. E stavolta c'è anche l'occasione della riedizione in versione tascabile di due loro lavori insieme, Salvezza e A Casa Nostra, Cronache da Reiace. Benvenuti ragazzi, bentornati. Buongiorno, grazie. Allora, come dicevi, appunto, c'è questa riedizione targata Feltrinelli Comics, che insomma, tra l'altro, come dicevamo anche inizio puntata, capita in una giornata dove ci sono di nuovo delle notizie legate appunto a questi salvataggi in mare, che a volte purtroppo non riescono ad essere dei salvataggi ma fanno tutto il possibile, e ci sono appunto notizie recenti purtroppo di persone che non ce l'hanno fatta nel tentativo di arrivare in Italia, e voi insomma avete deciso un po' di votare il vostro lavoro insieme al racconto di queste storie. In particolare la prima parte di Salvezza è proprio un'esperienza diretta, una testimonianza diretta che viene dalla vostra esperienza su una nave che soccorre queste persone. L'Aquarius. Esatto. Marco, raccontaci come è nata il progetto di fare questo, di andare sull'Aquarius. Era il 2017, perché poi è uscito il libro nel 18, corretto? Sì, corretto. Sì, noi siamo partiti nel novembre del 2017, sembra una vita fa anche in termini insomma di scenario politico. Già. E siamo stati poco meno di 20 giorni a bordo di questa nave, assistito a 4 soccorsi differenti per un totale di circa 1000 persone salvate dalla nave, che all'epoca era gestita da SOS Mediterranee e da Medici senza Frontiere, due ONG insomma molto, molto note ormai, molto attive. E il libro poi uscì nel maggio del 2018, pochi giorni dopo, tra l'altro l'ironia della sorte, pochi giorni dopo la nomina del nuovo governo, all'epoca il famoso governo giallo-verde, quindi lo scenario era completamente cambiato, ma le storie valevano ancora, così come adesso. Riproporre questo libro e il suo sequel A Casa Nostra a distanza di anni sembra quasi, come dire, raccontare qualcosa avvenuto nel passato, invece, come ricordavate giustamente voi, le cronache ci mostrano che queste tragedie, questi drammi avvengono ancora a pochi chilometri da casa nostra. Prima di farvi tirare fuori la palla di vetro e quindi chiedere a entrambi che cosa secondo voi succederà da qui a un altro, se ci sarà nel prossimo futuro lo spazio di un ulteriore sequel, chiedo a Lelio invece, come, visto appunto abbiamo dato delle tempistiche, come è stato produrre un fumetto, quindi proprio carta e penna, ma soprattutto conoscendo l'arte del maestro Bonaccorso sappiamo che servono diversi materiali, portarli su una barca e gestire sia il dover fare questo disegno, questi disegni, queste tavole, pensarla in maniera produttiva, ma anche gestire dal punto di vista emotivo il contatto con un'umanità in pericolo. Lelio. Diciamo che essere a bordo, insomma, e disegnare queste cose sul momento è stato, devo dire, essenziale, proprio perché quello che voi vedete nelle pagine sono le emozioni che comunque sono rimaste impresse sulla carta. E essenzialmente il lavoro procedeva così. Ovviamente avendo a che fare con gente che veniva da situazioni piuttosto tragiche, no? Violenze di ogni tipo subite in Libia, io mi avvicinavo praticamente a loro come una sorta di carnet de voyage, di album, nel quale cominciavo a fare a loro un ritratto, e questa cosa praticamente creava una cosa, una simpatia, no? Cioè una curiosità rispetto a certe cose, e allora poi a un certo punto loro mi guardavano, ridevano e cominciavano a raccontare la loro storia. A quel punto arrivava Marco, cominciava a parlare e ci raccontavano insomma chi erano, da dove venivano, cosa avevano subito, che cosa dovevano, cosa si aspettavano, insomma tutto, anche cose piuttosto pesanti come tipo anche nomi di trafficanti, come fossero arrivati, le violenze, le torture subite. Per cui diciamo che il disegno è stato un modo molto più
soft rispetto a una telecamera per entrare in contatto, in modo più empatico, ecco, diciamo, quindi non trovo il termine giusto per entrare in contatto con questa gente. Una curiosità, c'era qualcuno che aveva la tua stessa passione? Cioè hai incontrato qualcuno che disegnava o che aveva disegnato, che rimaneva colpito perché magari aveva voglia di fare la stessa cosa? Mi è venuto in mente adesso, anche avendo a che fare con dei giovani, giovanissimi, dei bambini, c'è stato questo? Ma sai, probabilmente sì, in realtà non si è, diciamo, manifestato nessuno in questo senso, anche perché no, però sicuramente sì, perché noi abbiamo partecipato a 4 soccorsi e mezzo, poi Marco non so mai dire la cosa, perché sì, dico mezzo, per un migliaio di persone soccorse, e loro erano inizialmente ovviamente molto impauriti, perché noi sapevamo chi fossero loro, ma loro non sapevano chi fossimo noi. Certo. La prima cosa che ci dicevano era: non ci siete portati in Libia, per capirci. Certo. E poi da lì si rompeva il ghiaccio e diventava una cosa quasi surreale, no? Si sembrava di essere sul corso di Taormina con la gente in fila che voleva farti fare il draft. Sì. Marco, a questo punto voltiamo pagina, o perlomeno arriviamo a casa nostra. Cosa hai visto sull'Aquarius, ma soprattutto cosa hai visto a San Ferdinando, che è in Italia? Beh sì, guarda, abbiamo visto come ci siano esempi concreti del fallimento delle politiche di integrazione, non sarebbe soccorso, perché se le ONG fanno quello che avrebbero dovuto fare i governi, cioè impedire che i flussi migratori si concludano con delle morti, e fare in modo, insomma, che si rispettino i diritti umani, questo dovrebbe essere la base, cioè questo vorrebbe dire anche impedire l'esternalizzazione delle frontiere e il fatto che questa gente venga incarcerata in Libia o in Niger. Devo dire che anche nel nostro territorio, quindi non lontano né dagli occhi né dal cuore, mi pare che questi diritti non vengono garantiti. La baraccopoli di San Ferdinando è la più grande d'Italia, è poco distante da Rosarno, vi abitano, vi sopravvivono anzi le persone che raccolgono le arance che mettiamo sulle nostre tavole, ed è un buco nero dei diritti e della democrazia, sembra una slam africana presa e sbattuta nel cuore del meridione italiano. E, come abbiamo visto per molti versi, il fallimento di un sogno europeo di integrazione di diritti a bordo della nave nel Mediterraneo, abbiamo visto lo stesso nel passaggio successivo, cioè a San Ferdinando. Casa nostra segue l'ideale di salvezza, perché alla fine risponde alle domande che ci ponevano le persone dopo aver detto salvezza, cioè cosa succede dopo? Quando questa gente sbarca, viene soccorsa, ha subito tutti quei traumi in Libia, rompe il viaggio, cosa avviene a questa gente quando arriva in Italia o in Europa? E abbiamo risposto proprio con l'esempio di San Ferdinando, che attenzione, non è l'unico esempio, perché nello stesso libro ci sono anche gli esempi di Riace e di Gioiosa Ionica, che sono molto simili, anzi propongono delle soluzioni di integrazione diverse da quelle che ci immaginiamo, no? Quei grossi CPR, quei grossi SPRAR riempiti di gente, no, invece queste sono delle soluzioni che permettono alla gente accolta di integrarsi nel tessuto della società. Certo. A questo punto purtroppo dobbiamo fare anche fare la stessa domanda. E dopo cosa succede? Secondo voi, appunto, riprendete la palla di vetro alla luce delle... tracciando una traiettoria. Anche perché poi voi immagino abbiate mantenuto anche in questi anni i contatti con le persone che avevate conosciuto, intendo cioè quelli che si occupano, no, di appunto salvare o accogliere. Ecco, se li avete sentiti recentemente, come si sta evolvendo, come si è evoluta finora la situazione? E cosa vi aspettate dal prossimo futuro? C'è ancora molta confusione. Andate tutti e due, sì. Quindi è tutto ancora in divenire. È tutto ancora in divenire, perché anche i decreti di sicurezza sono stati superati fino a un certo punto. E rimane in Italia un problema, che è la legge Bossi-Fini, e certo, non è stata fatta ieri. E quella influenza qualunque decisione viene fatta in termini di accoglienza, perché tutto è legato ai contratti di lavoro. Ancora oggi mi pare che non si parli di corridoi umanitari, persino i cosiddetti moderati oggi in campagna elettorale non sembrano offrire soluzioni diverse da quelle più populiste. Quindi, come sappiamo, siamo in una fase di passaggio, perché siamo in campagna elettorale e sembra quasi che il risultato sia già scontato. A me fa specie, anzi fa ribrezzo, che ancora una volta i migranti vengono usati come carne da cannone nella campagna elettorale, un po' da tutti gli schieramenti, nonostante appunto le cronache ci aggiornano di bambini morti di fame e di sete. Esatto. E non si intenerisce nessuno davanti a questo. Il cinismo della politica sembra rimandare continuamente quelle soluzioni
che poi sono quelle soluzioni applicate anche in altri paesi, ad esempio la creazione di veri corridoi umanitari. In passato si è fatto anche in Italia in collaborazione con altre ONG, ma finché questa cosa non diventa sistemica, la gente continuerà a viaggiare e a affrontare la morte. Lelio. Diciamo che, a parte questa parte, insomma, che diceva Marco sull'aspetto, diciamo, poi tecnico, no, dei vari decreti, c'è di dire questo, che gli sbarchi sono continuati, la gente ha continuato a morire, semplicemente in questi ultimi anni non se ne è parlato, soprattutto durante i 2 anni di pandemia, non è che la situazione sia cambiata. Ovviamente questa roba esce fuori solamente in determinati periodi, diciamo, per un discorso opportunistico, ma il punto è che io credo che la situazione possa solamente peggiorare se il mondo occidentale non cambia approccio. Perché nei momenti in cui vediamo che le fasce di povertà sono sempre più in aumento e non si prende nessun provvedimento in questo senso, inevitabilmente la gente fuggirà sempre. Certo. E basta semplicemente spostare la telecamera da un'altra parte e, come un colpo di magia, i morti non si vedono più. Certo. E per farli ricomparire semplicemente quando si avvicina all'obiettivo. Non è così. È che dobbiamo domandarci noi se veramente questa cosa ci interessa e che cosa stiamo... Che cosa stiamo facendo noi come popolo, diciamo, umano occidentale rispetto a questo discorso? È un problema piuttosto ampio che, ripeto, se non si prendono dei provvedimenti, che non è ovviamente il decreto in sé a risolvere tutti i problemi, ma è una cosa più globale, è ovvio che le cose potranno andare solamente peggio. Tenendo presente anche che a tutte le cose politiche si aggiungeranno anche i problemi derivati dalla crisi climatica, quindi gli spostamenti delle persone, non solo che fuggono da governi e da altre persone, ma anche da condizioni, cosa che già sta succedendo, in realtà ci siamo già dentro, però insomma aumenteranno. Grazie mille ai nostri ospiti, grazie a Marco Rizzo, Lario Bonaccorso, Salvezza, con A Casa Nostra, Cronaca di Riace, Feltrinelli Comics. Grazie davvero, ragazzi. Grazie tante. Grazie. Buona giornata a voi. Grazie. Ciao.